La rassegna stampa è offerta da... Martedì 18 marzo, buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le notizie di oggi. Partiamo dai fatti nazionali con il quotidiano romano Il Messaggero. In apertura Renzi incassa il sì della Merkel, vertice a Berlino, la cancelliera colpita dalle sue riforme. L'Italia cambia, il rigore resta, il premier elogia il modello tedesco. Sul lavoro non voglio sforare i parametri dell'Unione Europea. Firmata l'indipendenza Crimea, sanzioni dopo lo strappo di Putin, Obama e l'Unione Europea, Mosca isolata dal mondo. Statali, in 3 anni saranno tagliati 85.000 dipendenti, stretta nella spending review di Cottarelli. Le donne in pensione un anno più tardi. La Gazzetta del Mezzogiorno. Governo Renzi seduce la cancelliera a Berlino, illustrate le riforme ambiziose per risvegliare il paese, ma non sforeremo i parametri europei. La Merkel ok al suo piano, io colpita da lui, l'Italia sta cambiando. Il premier contraccambia sul lavoro, vedo bene il modello tedesco. Il caso a Bari, il mistero Fitto dei quadri spariti, caccia alla denuncia, in passato scomparvero 20 Denittis a Barletta. Elezioni per Strasburgo. Berlusconi in lista, stop dall'Europa, Forza Italia, ma il CAV ha ragione. Pioggia di fuoco, una strage a Palagiano, uccisi coppia e bambini, il piccolo aveva 4 anni, illesi i fratellini. La Gazzetta di Lecce, Lizzanello, niente baci e abbracci agli alunni, in arrivo l'ispettore, si muove l'ufficio scolastico regionale, ma si tratta di un atto dovuto, si vuole fare chiarezza sulla vicenda. Città d'arte, anfiteatro in spolvero, nell'arco di 2 giorni Ecotecnica ha rimesso a nuovo il monumento in vista delle feste pasquali, è stato sanificato e ripulito da ben 4 quintali di immondizie. Lecce, Fazzi in prima linea per rilanciare la differenziata. Nardò, ritornano in carcere i presunti rapinatori, 4 colpi negli esercizi commerciali. Calcio, primo posto, giochi aperti a Lecce, il 30% di chance. Il borsino dell'ex Conticchio per la promozione diretta. Nuovo quotidiano di Puglia dichiara 1 euro su 750.000, un altro caso clamoroso di evasione scoperto dalla finanza, titolare di supermercato nei guai. Nardò, tornano in cella i rapinatori liberati per vizio di forma, la cattura dopo la scarcerazione. Ammazzato a 3 anni assieme alla mamma e al suo compagno, il tragico agguato nel Tarantino, i killer in azione sulla statale 106, illesi per miracolo altri 2 piccoli. Slitta il processo avvantaggiato, Vignola, amarezza per lo sciopero, la protesta degli avvocati. Rinviata l'udienza per la morte di Melissa. Baci e contatti fisici vietati, a scuola arrivano gli ispettori, i controlli dopo la singolare ordinanza della preside. Prima pagina interna dell'attualità, la spietata esecuzione, trucidati senza pietà, bimbo di 3 anni muore in braccio alla mamma, triplice omicidio, killer in azione sulla statale 106 a Palagiano. Una faida senza fine, i morti ora sono 5, maggio 2011 a Torre Petruzzelli, uccisi e sepolti in una fossa. Il precedente, l'orrore in Calabria e la tragica storia del piccolo Cocò, appena 3 anni, un colpo di pistola e poi il rogo, fu ammazzato con il nonno e la sua compagna. Il 19 gennaio scorso a Cassano, allo Ionio, la brutale esecuzione. Passiamo alla pagina dedicata a Lecce, morosi tagli all'acqua, intervenga a Vendola, da oggi AQP chiude i rubinetti nei palazzi IACP del Salento, SOS di congedo, Perrone, mi muoverò, ma paghi chi può. Ambiente, ex Apisem, l'acqua di Belloluogo è pulita, lettera dell'ASL a Palazzo Carafa, Messuti, faremo altre analisi. La paralisi della giustizia, strage, il processo, slitta, Vignola e l'ANM, amarezza per lo sciopero, vantaggiato ieri in aula, rinviata per la protesta, la prima udienza d'appello per l'attentato al Morvillo e i genitori, il dolore di mamma e papà, vogliamo la verità per Melissa. Massimo Bassi e Rita Muri non incrociano mai lo sguardo di vantaggiato. Giusto lo stop alle udienze, non siamo irresponsabili. Il presidente degli avvocati, scelta dolorosa per tutti. L'erosione sull'Adriatico, un vertice sui crolli, togliete i divieti per salvare l'estate. Domani tavolo a Bari, SOS di Poti, sindaco di Melendugno, serve l'apporto di tutti. L'aggressione, coltello contro una prostituta, lite in via Lorenzo IV tra le 2 colleghe, arriva la polizia, paura in pieno centro e ritorna l'emergenza. Concludiamo con lo sport, Lecce un colpo di coda per conquistare la vetta, il finale di stagione potrebbe riservare sorprese ai giallorossi che hanno l'obbligo di vincere tutte le gare. Nuova grana per i marchigiani, irregolarità contabili, l'Ascoli deferito alla disciplinare. La rassegna stampa oggi termina qui, vi ricordiamo l'appuntamento a fra poco con TG News 24. La rassegna stampa è stata offerta da...